Rieccoci in diretta dal Pala Evangelisti di Perugia. Ci ha raggiunto l'ospite più gradito per questa giornata, capitano della Sir Safety, Goran Vujevic. Tutti da te ad abbracciarti. Io direi c'è stato tutto un mondo che ha abbracciato te e la tua famiglia. Questa è l'immagine dalla quale vogliamo cominciare oggi. Sì, ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini in questi giorni. È stato un colpo duro per me e per mia moglie. Penso che una cosa così non dovrebbe succedere a nessuno. La vita va avanti, abbiamo due altri angeli meravigliosi da crescere, quindi ce lo ricordiamo nostro figlio com'era, gli piacevano le feste, oggi era una giornata per lui speciale, penso che gli piaceva a vedere papà che giocava e l'ho fatto per lui, penso che in questo momento è felice. Eh sì. Io ti chiedo, Goran, quanto è stato difficile e facile al tempo stesso scegliere di giocare? Ho fatto quello che vorrebbe lui. Quindi se lui fosse qui adesso, gli piaceva venire al palazzetto, gli piaceva tifare, gli piaceva giocare, quindi ho fatto quello che era il suo desiderio. Io ti chiedo anche due parole per questa squadra, per i tuoi compagni, che ti sono stati vicini, questo l'abbiamo detto, ed è un gruppo comunque che ti ha dato tanto calore anche a livello umano. Sì, loro, è una settimana difficile anche per loro, non si sono allenati regolarmente, quindi devo ringraziare gli sforzi che hanno messo tutta la settimana per riuscire a esprimersi in campo. Credo che questo ci possa solo dare conforto e più energia, se possibile, di andare avanti. Goran, la pallavolo ti aiuterà a sopravvivere a dolore più forte che può colpire un essere umano e poi a vivere. Noi saremo tutti dalla tua parte, questo tu lo sai. Grazie. Ciao Pepi. Grazie. Questo era Goran Vujevic e Claudio, è complicato aggiungere qualcosa, se non il cuore prima, la testa di questo straordinario campione che pallavolisticamente abbiamo descritto tante volte ed è anche venuto qui a chiudere un cerchio. Ha deciso di giocare perché a Stefan sarebbe piaciuto vederlo giocare. Il minuto non è stato di silenzio all'inizio, ma è stato di musica, quella che piaceva a Stefan. E adesso la pallavolo è un ricordo che ovviamente sarà sempre presente nel cuore di Goran Vujevic, lo aiuterà a tornare a vivere. La pallavolo intanto ha aiutato tutti noi a sopravvivere ad una cosa che sicuramente non ci voleva per nessuno, e soprattutto Goran Vujevic oggi ha dato una grande dimostrazione di cuore e di carattere, non ce n'era bisogno, però l'ha data. Siamo in chiusura, grazie a Vincenzo Belli che ha curato la regia,